cordialissimo saluto a tutti. Siamo alla vigilia di Pasqua. Io ho accettato volentieri un suggerimento di Don Franco, il parroco della parrocchia dei Mater Ecclesiae di Sassari, da cui vi sto parlando. Mi ha suggerito, dato appunto che siamo alla vigilia di Pasqua, di trattare un argomento pasquale. Io ho scelto di parlare della resurrezione di Gesù. Perché? Beh, intanto perché è l'evento centrale dell'anno liturgico, la resurrezione, la Pasqua appunto, ma anche per un altro motivo, perché purtroppo non tutti credono alla resurrezione di Gesù. È un vizio vecchio, già ai tempi di Paolo, noi sappiamo, gli ateniesi lo ascoltarono volentieri, ma gli tapparono la bocca appena parlò del Padre che lo aveva fatto risorgere dai morti. Ma anche i greci di Corinto, che appunto si erano convertiti al cristianesimo, anche loro avevano forti dubbi a credere alla resurrezione di Gesù. E purtroppo anche oggi c'è tanta gente che o non ci crede o ci crede a modo suo. Quindi mi sembrava giusto approfondire questo argomento, questo tema. Cristo è veramente risorto, e questo è di questo che oggi noi parleremo. Adesso, dopo Pasqua, inizia il periodo pasquale, la Chiesa ci fa pregare col Regina Coeli, che nella versione italiana ha come momento preghiera, che nella versione italiana ha come momento culminante l'espressione «Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia». Non possiamo, non rallegrarci a questa idea, però recitando questa preghiera si rafforza anche in me, e ogni volta che la recito si rafforza in me la convinzione che veramente Cristo è risorto, cioè la convinzione della storicità di questo evento centrale della nostra religione. L'evento, sfogliando i miei appunti, ho trovato appunto degli appunti riguardanti una lettera pubblicata, scritta al direttore di Avvenire 3 anni fa, e mi aveva colpito perché un lettore, appunto, scrivendo al direttore, definiva questo evento l'epicentro della fede cristiana. È vero. E poi c'era anche un'altra espressione che mi aveva colpito, dice questo lettore: la Pasqua ci raggiunge come un grande messaggio di speranza per non smarrirci di fronte al dolore e alle sfide incalzanti del nostro tempo. Però mi sembra anche molto attuale la domanda finale di questo lettore, che si chiedeva: ma questo strepitoso messaggio viene accolto con viva fede nel nostro tempo? E ho già anticipato che non è così, appunto perché ci sono molti che non ci credono anche oggi. E in passato io ho avuto modo di parlare più volte del cosiddetto partito degli ideologi, cioè quel gruppo di intellettuali, gruppo sorto nell'illuminismo e poi si è sviluppato nel tempo, ma ben vivo anche oggi. E questi intellettuali, per esempio, abbiamo visto, sostengono che tutto quel che viene raccontato nei Vangeli, soprattutto a proposito dei miracoli di Gesù, delle profezie di Gesù, della resurrezione di Gesù, sono invenzione dei discepoli, i quali hanno scritto i testi del Nuovo Testamento alla fine del primo secolo, addirittura a metà del secondo secolo, secondo loro. Noi ce ne siamo già occupati, adesso non è il caso di insistere, abbiamo dimostrato che sbagliano. In realtà ci sono documenti addirittura che attestano
con molta chiarezza che tutti i Vangeli, compreso quello di Giovanni, sono stati scritti prima della distruzione di Gerusalemme, prima della distruzione del Tempio e prima del 70, quindi. Addirittura i tre Vangeli sinottici vengono collocati da documenti molto attendibili tra il 50 e il 60, quindi ben prima della fine di Gerusalemme. E quindi quando ancora erano vivi i testimoni di quegli eventi, mentre il partito degli ideologi sposta alla fine del primo secolo, al secondo secolo, la composizione di questi testi, perché dice, hanno scritto in quel periodo, perché in quel periodo non c'erano più testimoni che potessero smentirli. È esattamente l'opposto, le cose sono andate esattamente nella direzione opposta. Vogliamo una conferma? La troviamo in San Paolo, prima lettera ai Corinzi, scritta nel 56, secondo la maggior parte degli studiosi. Va bene, l'apostolo, a un certo momento, nella prima lettera ai Corinzi, affronta i dubbi degli abitanti di Corinto, greci convertiti al cristianesimo, ma che da buoni greci non credevano nella resurrezione. E allora San Paolo insiste e dice: Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, e aggiunge, apparve a Cefa, a San Pietro, quindi ai dodici, a tutti gli altri apostoli. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. E San Paolo solo ci racconta di questa apparizione a un gruppo numerosissimo di discepoli e dice San Paolo, precisa San Paolo, la maggior parte di questi 500 vive ancora, mentre alcuni sono morti. Nel 56 erano ancora vivi e potevano testimoniare che quel che era stato scritto nei Vangeli era effettivamente accaduto. Ma poi, chi conosce i Vangeli o chi vuole esaminarli senza preconcetti, a un certo momento basta che si faccia aiutare da un po' di buon senso e capirà che le cose sono state scritte nei Vangeli a proposito in generale, ma noi stiamo parlando adesso della resurrezione di Gesù. A proposito della resurrezione, non possono essere opera di falsari, perché nessun falsario avrebbe presentato la resurrezione di Gesù così come viene presentata nei Vangeli. Un falsario che cosa avrebbe fatto? Avrebbe presentato la resurrezione come un evento strabiliante, straordinario, teatrale, lo avrebbe fatto svolgere alla presenza di numerosi testimoni. Invece nei Vangeli la resurrezione avviene nel silenzio della notte, non c'è nessun testimone, va bene? Tanto è vero che quando poi il sepolcro viene trovato vuoto, pensano, la donna, Maria Maddalena, le donne per prime e poi anche gli apostoli, pensano che sia stato trafugato il corpo di Cristo, non che Cristo sia risorto. Ma poi anche, teniamo presente che ai tempi in cui sono stati scritti i Vangeli, le donne non erano ammesse a testimoniare nei tribunali, la loro testimonianza non valeva nulla. Un falsario si sarebbe ben guardato dal prendere come prime testimoni della resurrezione proprio delle donne, anche questo va tenuto presente. Ma poi, perché nei Vangeli gli apostoli sono così increduli, così restii a credere che veramente Gesù fosse risorto? Quindi, appunto. Evidentemente chi cerca di far passare questi eventi come invenzione di falsari sbaglia in pieno. Evidentemente il partito degli ideologi era composto da gente della stessa pasta degli ateniesi, che appunto abbiamo visto ad Atene accolsero Paolo,
lo invitarono a parlare, lo ascoltarono con molta attenzione sino alla fine, ma poi quando alla fine Paolo pronunziò parole di questo genere, Dio ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo, Gesù appunto, che egli ha designato, dandone a tutti la prova, una prova sicura, col risuscitarlo dai morti. E a questo punto gli ateniesi lo interrompono, i più sfacciati lo prendono in giro, lo prendono per pazzo, i più gentili diplomaticamente dicono vabbè, su questo ti sentiremo un'altra volta. Chi volesse andare a controllare vada a vedere gli Atti degli Apostoli al capitolo 17, versetti 30-32. Abbiamo detto però che anche a Corinto, perfino tra i convertiti al cristianesimo, c'erano dei greci che faticavano anche loro ad accettare l'idea della resurrezione. E San Paolo allora deve affrontare, nella prima lettera ai Corinzi, affronta in un discorso di ampio respiro il problema della resurrezione. E qui dobbiamo essere un po' grati a questi corinti che dubitavano, perché nel quindicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi Paolo ci ha lasciato una testimonianza preziosa appunto che riguarda la resurrezione di Gesù. Già ne abbiamo letto qualche versetto, ma andiamo avanti. A un certo momento Paolo afferma categoricamente che se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede, versetto 14. Tre versetti più avanti insiste: se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi non siamo stati voi, anche gli abitanti di Corinto, ma tutti gli abitanti della terra, se Cristo non fosse risorto, non sarebbero stati liberati dal peccato originale. Poi aggiunge anche un'altra considerazione che vale la pena di ricordare: se noi abbiamo avuto speranza in Cristo solo per questa vita, cioè se noi non crediamo che gli effetti della predicazione, della morte in croce e della resurrezione di Cristo ci aprono una prospettiva di vita eterna, dice, allora siamo da commiserare più di tutti gli uomini, giustamente, perché i cristiani, in vista del premio che ci attende nell'altra vita, rinunciano a tante cose che quelli che non credono invece praticano, alle quali non rinunciano tanti uomini appunto non credenti, e noi nei loro confronti allora saremmo davvero degli stolti, della gente che rinunzia a tante cose belle, per che cosa? Per niente, perché se non c'è la vita eterna a che cosa servono i sacrifici che noi facciamo? Siamo appunto, come dice San Paolo, i più infelici degli uomini, siamo da commiserare più di tutti gli altri uomini. Ma San Paolo risponde anche a un'obiezione che evidentemente gli avevano mosso i Corinti: ma se è risorto, come è risorto Cristo? E ha parole illuminanti veramente, perché dice: a chi dovesse chiedersi come risorgono i morti, con quale corpo, San Paolo risponde, stolto: ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano. Quindi per far capire qual è la vita che ci attende dopo la morte e con la risurrezione, fa il paragone col chicco di grano
che appunto è un paragone tratto dal Vangelo, che se non cade per terra e non muore, non produce frutto. Ma che frutto produce il nostro corpo messo nella terra dopo la morte? E dice, Dio dà a questo corpo, come ha stabilito, la vita, ridà la vita, quindi lo fa risorgere, e a ciascun seme, dice, e dà il proprio corpo, quindi rispettando l'individualità di ciascuno, quindi risorgiamo proprio noi, ciascuno di noi risorgerà, e Dio ci restituisce un corpo, a ciascuno dà il proprio corpo. E così, dice, avviene appunto per la resurrezione dei corpi. Nella resurrezione dei corpi, o dopo la resurrezione dei corpi, dice San Paolo, il corpo è seminato nella corruzione, ma risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, ma risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, ma risorge nella potenza. È seminato come corpo animale, ma risorge come corpo spirituale. Questi chiarimenti che San Paolo dà ai Corinzi ci aiutano a capire come mai Cristo risorto non venisse riconosciuto subito quando appariva ai discepoli, perché il suo corpo era trasfigurato, era glorioso, era spiritualizzato appunto, e il fatto che fosse spiritualizzato spiega come mai entrasse nel cenacolo senza bisogno di aprire le porte erano ben sbarrate, perché i discepoli avevano paura e si erano chiusi dentro il cenacolo, ma Cristo entra senza farsi aprire la porta, quindi attraverso le porte o attraverso i muri, se preferite. Va bene. Quindi sono molto, molto chiare queste indicazioni di San Paolo e ci aiutano a capire veramente. Ma San Paolo aggiunge anche un'altra cosa che ci riempie di consolazione, perché dice il primo uomo, Adamo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo, Cristo, va bene, viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli della terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E quindi noi abbiamo subito una trasformazione, passando, non siamo più figli di Adamo, siamo diventati figli o fratelli di Cristo. E allora dice, come eravamo simili all'uomo terreno, ad Adamo, così saremo simili all'uomo celeste, cioè a Cristo. Cioè, in altre parole, sta dicendo San Paolo, dopo la resurrezione anche noi avremo un corpo glorioso, spiritualizzato. Fermiamoci un attimo per una pausa, breve pausa musicale, poi andremo avanti e concluderemo. Cristo Gesù, Cristo Gesù.
Riprendiamo allora l'argomento, stiamo parlando della resurrezione di Gesù Cristo, è veramente risorto. E abbiamo visto che c'è gente che non ci crede, gente che dubitava, c'è gente che ci crede a modo suo. E ogni anno i testimoni di Geova mi lasciano nella cassetta delle lettere un invito a partecipare alla commemorazione della morte di Gesù, così loro rappresentano, parlano della morte. Nella resurrezione non amano parlare, sì, ammettono che Cristo è risorto, ma evitano, se possono, di parlarne, e quando ne parlano dicono che Gesù è risorto soltanto in spirito, non col corpo. E per confermare questa loro affermazione citano la prima lettera di Pietro, che al capitolo 3, versetto 18, dice: Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E si fermano qua. Staccano questo versetto da tutto il resto e dal resto della Bibbia intera, va bene, e la interpretano alla lettera, quindi per loro Cristo è risorto soltanto con lo spirito, non col corpo. Ma se noi andiamo a guardare altri testi delle scritture del Nuovo Testamento in particolare, ci sono altri testi che senza alcun dubbio attestano che Cristo è risorto col suo corpo, proprio con quel corpo con cui era stato crocifisso. E ricordiamoci che la sera di Pasqua Gesù è apparso ai suoi nel cenacolo e i suoi lo considerano un fantasma, e Gesù capisce che lo stanno prendendo per un fantasma, e allora si rivolge a loro e dice: guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, cioè mostra i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi. Toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. E mostrò così loro le mani e i piedi. Ma dice ancora il testo: poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, aggiunse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Luca 24, versetti 39-43. Quindi ha dimostrato di essere proprio lui, di essere risorto col suo corpo, di essere ben vivo, ha mangiato per dimostrare che era ritornato in vita, ha mangiato davanti ai suoi discepoli la sera stessa di Pasqua nel cenacolo. Ricordiamo anche che quella sera mancava tra i discepoli l'apostolo Tommaso. Quando venne informato, cosa disse Tommaso? Ah no, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, quello aperto, nella ferita aperta dalla lancia, io non credo. Questo lo leggo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 25. Però Giovanni racconta anche: 8 giorni dopo, di nuovo appare ai discepoli Gesù, e questa volta c'era con loro anche Tommaso. E Giovanni scrive: venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. A questo punto Tommaso che può fare? Esclama: mio Signore e mio Dio, che è una chiarissima attestazione della divinità di Gesù e della resurrezione di Gesù.
Gesù però lo rimprovera, Gesù gli dice: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi a questo punto è evidente che i testimoni di Geova hanno torto marcio. Gesù è risorto veramente col suo corpo, è vivo, è in mezzo a noi, va bene? E ancora una volta Paolo ci aiuta a capire questa realtà. Nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 9 e 11, scrive così: voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Quindi ecco in che senso va intesa l'espressione della lettera di Pietro alla quale si fermano i testimoni di Geova, staccando da tutto il resto, ignorando tutto il resto. Certo, Cristo è risorto in Spirito, ma grazie allo Spirito, lo stesso Spirito che farà risorgere anche noi. Quindi la risurrezione di Cristo, Cristo è la primizia, ma noi siamo poi, anche noi siamo destinati a risorgere, e quindi queste parole di Paolo ai Romani sono molto consolanti per noi, perché attestano che anche noi un giorno risorgeremo come risorto Cristo, anche noi avremo un corpo incorruttibile, un corpo spiritualizzato, glorificato, come quello di Gesù. E per completezza aggiungo anche che Gesù ha mangiato davanti, o meglio questa volta assieme ai suoi discepoli, anche la terza volta che è apparso loro sul lago di Genezaret. Vi ricordate quando lo vedono da lontano, lui aveva già preparato un fuoco, c'era del pesce, chiede altro pesce, e poi appunto glielo portano e lui lo cuoce e lo mangia assieme ai suoi discepoli. Andiamo a vederlo questo episodio sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21, primi 14 versetti. E quindi io non credo che sia lecito, onesto, giusto dubitare di un evento come questo attestato in un modo così chiaro nei Vangeli e poi testimoniato sempre nel corso della storia dalla testimonianza, dalla tradizione e dalla testimonianza di tanti che convinti della resurrezione di Cristo, di essere in unione con Cristo risorto, sono stati capaci di dare la vita per Cristo, come Cristo l'ha data per la salvezza di tutti noi. E quindi non possiamo non provare un profondo senso di gratitudine, perché la morte in croce e la risurrezione di Cristo sono un atto di straordinaria misericordia di Dio nei nostri confronti. Quindi dovremmo provare riconoscenza, ringraziare continuamente e provare gioia, ma sul tema della gioia magari torneremo nella parte conclusiva. Se leggiamo con attenzione i Vangeli, tutto quello che Gesù ha detto e fatto, in realtà l'ha fatto proprio per darci la gioia. Ha ragione quindi Papa Francesco quando insiste nel dire che un cristiano non può non essere gioioso. Infatti, andiamo sempre al capitolo di Giovanni, al Vangelo di Giovanni, capitolo 15 e 16, in due capitoli successivi, insiste su questo tema, che Cristo, tutto quel che ha detto, tutto quel che ha fatto, l'ha fatto perché? Perché voleva donarci la sua gioia e aggiunge perché in noi la sua gioia fosse piena, quindi non una gioia superficiale, da non tenere in nessun conto, una gioia profonda veramente. E ovviamente non solo dobbiamo provare gioia, ma dobbiamo ricordarci che anche noi
che crediamo nella risurrezione di Cristo, siamo chiamati da Cristo a testimoniare la realtà di questo evento, la risurrezione, appunto, la sua risurrezione e quindi il fatto che lui vive ancora con noi, vive nell'Eucaristia in particolare, è rimasto con noi nascosto sotto le spese del pane e del vino, ma è con noi, è vivo, presente, reale, risorto in mezzo a noi, opera in mezzo a noi nella Chiesa col suo spirito. E quindi dobbiamo testimoniarlo. Ancora una volta ricordo che Papa Francesco più volte ha insistito sul fatto che tutti siamo chiamati a testimoniare ciò in cui crediamo, e quindi in questo caso nella risurrezione di Cristo. Dobbiamo testimoniarla, ma dar testimonianza, Papa Francesco dice, se non potete farne a meno, anche con le parole. Ma più che con le parole dobbiamo testimoniarla con la coerenza della nostra vita. In Italia, se vogliamo, questo comporta disagi minimi. Noi basta che accettiamo quella che viene definito il martirio delle punture di spillo, cioè le prese in giro, la superficialità, le incomprensioni, il senso di superiorità che quelli che non credono dimostrano nei nostri confronti, ma sono cose che tutto sommato non, magari dispiacciono, ma non è difficile superare. Però non dimentichiamo che anche in Italia ci sono stati dei martiri, cioè delle persone che hanno offerto la vita per testimoniare con coerenza ciò in cui credevano. Tutti quanti abbiamo ben presenti le figure di Don Puglisi e di Don Diana, ma ce ne sono stati anche altri sacerdoti, anche suore che sono state uccise in Italia solo appunto perché davano fastidio in quanto agivano, operavano, parlavano nel nome di Gesù, anche in Italia. Però niente a che fare la nostra situazione con quella dei cristiani del Medio Oriente, dell'Asia, dell'Africa, del Messico, quanti sacerdoti ultimamente sono stati uccisi in Messico solo perché si opponevano ai narcotrafficanti. Quindi ci sono vittime della coerenza al Vangelo, della testimonianza che danno al Vangelo dappertutto, in giro per il mondo. Ce ne sono moltissime, migliaia e migliaia purtroppo, in tutte le parti del mondo. E allora siamo chiamati però anche noi a testimoniare come possiamo, quando possiamo, senza vergognarci, senza aver paura. Certo, anche in Italia il clima si sta facendo sempre più pesante nei confronti di chi crede, di chi manifesta apertamente la sua fede, ma questo non deve intimidirci, non deve scoraggiarci in alcun modo, anzi deve spingerci a testimoniare, appunto, e a parlare. Se parliamo, se abbiamo necessità di parlare o sentiamo il bisogno di parlare, facciamolo come fa Papa Francesco, cioè parliamo con parresia. Cosa vuol dire? Come facevano appunto gli antichi cristiani che parlavano apertamente, parresia, e senza, rispettando la verità, senza alcun timore, liberamente e apertamente, con coraggio. Così dobbiamo appunto testimoniare anche noi. E ricordiamoci che le parole di Gesù non cadono mai a vuoto, Gesù non ha mai parlato tanto per parlare. E quindi valgono anche per noi le parole di Gesù quando dice: chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E poi chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Marco, ottavo capitolo, versetti 35 e 38.
E però avevo promesso che avremmo chiuso con un invito alla gioia, l'ho trovato e mi è piaciuto molto in uno dei tanti libri di Don Alessandro, Monsignor Alessandro Pronzato, Il Vangelo in casa, anno B, il Vangelo dell'anno B. E parlando appunto della resurrezione di Gesù, a un certo momento si esprime così: se una pietra tombale non è più al suo posto, infatti la Maddalena quando è arrivata al sepolcro non ha avuto bisogno di spostarla la pietra perché l'ha trovata già fuori posto, il sepolcro era già aperto, se nemmeno un cadavere sta più là dove era stato sistemato, se Maria di Magdala ha la sensazione di perdere due volte prima da vivo e ora da morto, colui che ama, infatti era convinta che fosse stato rubato il cadavere di Gesù e fosse stato nascosto altrove, però Don Pronzato dice così: se queste cose non sono più al loro posto, allora l'unica maniera per essere ragionevoli a Pasqua, caro amico, è quella di perdere la testa. E qual è per lui il segno che il cristiano ha perso la testa? È la gioia, non una gioia qualsiasi però, la gioia pasquale. A Pasqua, infatti, non è consentito circolare con addosso la gioia di circostanza ricavata dalle nostre esperienze precedenti di un mondo vecchio, ormai liquidato definitivamente, no? A Pasqua ci vuole una gioia totalmente nuova, diversa, mai vista, espressione di un mondo nuovo, non un sorriso devoto, un po' melenso, e aggiunge, certi sorrisi di persone religiose richiamano l'idea della morte, altro che della gioia, sono quanto di più macabro io conosca, mi sembrano il ghigno di un teschio. Costituiscono un memento mori senza, ricordati che devi morire, senza la promessa o il presagio della resurrezione. No, ci vuole il riso pasquale, qualcosa di squassante, di provocatorio, di irriverente, di cui la morte ha paura. Amico, non contribuire anche tu a mettere in circolazione l'immagine di un Dio triste, di una chiesa triste, severa, di un cristiano triste, assonnato, annoiato. Lasciati portare via il tuo Dio triste. Hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto, dice Maria di Maddala. Lascia che altri vadano a trovarlo con passo lento e ritmato al cimitero. Tu abbandona il mesto corteo, unisciti al drappello dei testimoni che si sparpagliano per le strade a riferire l'unica certezza, a riferire con gioia l'unica certezza. Cristo è veramente risorto. Cristo è risorto. E qui termino, vi auguro una santa, gioiosa Pasqua, vi do appuntamento tra 15 giorni. Ringrazio Adriano per quel che anche stasera ha fatto a nostro vantaggio. Go home.